Ciao a tutti, bentornati in una fetta di paradiso, benvenuti in un nuovo video preferiti mese di giugno con la collaborazione del canale Kika73. Ciao Erika! Allora, ho qui la mia lista, parto subito con il film visto a giugno ma che non mi è piaciuto affatto è Ben is Back ed è la storia di una famiglia la cui madre è abbastanza preoccupata per la tossicodipendenza del figlio, il quale torna per le festività di Natale e ne combinerà di ogni. A me personalmente non è piaciuto, non tanto per la trama quanto per la lentezza del film. È un film abbastanza lento e in più il finale non mi ha esaltata. La canzone preferita del mese di giugno è di Sia. A me questa autrice, cantautrice, mi piace veramente tantissimo e si intitola Ilium. È una canzone che fa parte della colonna sonora della trilogia di 50 sfumature. Mi piace tanto, l'ascolto spesso durante l'arco della giornata, non solo nei momenti, diciamo, indaffarati delle pulizie domestiche, ma anche proprio per rilassarmi. Il terzo preferito, il capo d'abbigliamento, è questo pantalone. Vi mostro questo perché è il primo che ho acquistato, perché poi ne è susseguito un altro. Peccato averne trovati solo due. È un pantalone che mi piace in tutte le sue sfaccettature per quanto riguarda il modello, il tipo di tessuto, come viene indossato. E, ripeto, peccato averne trovati solo due perché sinceramente ne avrei presi anche degli altri. Io di solito quando trovo un capo d'abbigliamento che mi piace, che mi sta bene, ne prendo solo uno, non mi è mai successo di prenderne di più. In questo caso ne ho presi due per quanto mi sia piaciuto appunto il pantalone. E devo dire che non è sbagliato trovare un modello che ti sta bene e acquistarne più pezzi, anche se di tinte diverse, perché comunque a cambiare ti cambi e comunque ti senti sempre a tuo agio e ti senti bene. Il quarto preferito è il prodotto della persona. Il prodotto della persona non ve l'ho mai mostrato, ma è stato acquistato i primi di giugno ed è questa maschera per capelli della Dixon. È una maschera protettiva per i capelli colorato con mesh. Io questa linea l'ho sempre vista all'acqua e sapone, ma non l'ho mai provata. In questo caso la maschera da 500 ml l'ho pagata 3,90 € ed è rosa, come la maggior parte delle maschere protettive per i capelli. Fa un profumo veramente ottimo e la cosa che ho notato, perché ormai l'ho utilizzata per tutto il mese, calcolate che io faccio 2-3 shampoo a settimana, quindi questa la uso ogni volta sotto la doccia, e quello che ho notato è appunto che lascia i capelli soffici, districati, e una cosa fondamentale ovviamente per chi fa la tintura per i capelli è che la tintura dura un pochino di più. Ecco, diciamo che questa maschera mi ha fatto durare la tinta della parrucchiera per più di un mese, quindi è una cosa che secondo me è valida, che non guasta. Il cibo preferito del mese di giugno è la glassa con aceto balsamico di Modena. Io non l'avevo mai acquistata e l'ho provata solamente quando, sapete, mi capita magari di andare a un ristorante, un matrimonio, una comunione e ne mettono uno sgrizzetto sopra le verdure. In realtà l'ho trovata molto buona. Certo, non è un prodotto sano perché contiene sciroppo di glucosio, zucchero e compagnia bella, però un pochino sulla verdura al posto dell'olio io ogni tanto lo faccio. Difatti non è che l'ho consumata tantissimo, a mio marito non è piaciuta tanto, ma io ne metto veramente proprio poca poca, però devo dire che è stato il preferito del mese di giugno. Per quanto riguarda il sesto, quindi il momento, che ho abbondantemente documentato in un blog che vi lascio la scheda informativa in alto a destra, il giorno del mio compleanno. Mi è piaciuto dall'inizio alla fine per come è stato organizzato, per la torta che ho creato, per la compagnia che ho avuto e quindi insomma non può non essere il preferito del mese di giugno. Per quanto riguarda il prodotto make up, vi vado a mostrare un prodotto che è uno ma in versioni ed è lo smalto della Sien, acquistato a Lidl a fine aprile e che ho sfruttato tanto e sto sfruttando tanto in questo periodo. Nel mese di giugno è stato indossato svariate volte sia sulle dita dei piedi che sulle dita delle mani, perché io alterno il rosa con l'argentato. L'effetto, diciamo, di questo smalto è l'effetto cromato che vi dà appunto sull'unghia, e in quello che mi è piaciuto al di là del colore dell'effetto cromato è la durata. L'oggetto
oggetto preferito del mese di giugno è stato il mio telefono. Io credo che ormai al giorno d'oggi qualsiasi persona non possa uscire di casa senza il cellulare, e il cellulare per me è diventato un compagno di avventure anche e soprattutto per quanto riguarda le fotografie, perché il mio Samsung S7 Edge fa delle ottime fotografie e quindi è un compagno insostituibile per tutti gli eventi, le occasioni e insomma che devono essere immortalati, oltre al fatto che è un computer portatile, quindi comunque avete l'accesso a internet nell'immediato, potete controllare social, insomma veramente lo smartphone fa parte ormai di noi e di me per quanto riguarda il mese di giugno. Per quanto riguarda la serie TV, a giugno non è pervenuta, nel senso che ho terminato di guardare le stagioni ormai aperte e finite di Grey's Anatomy e di un'altra serie che adesso non ricordo, ma non ho iniziato a vedere nuovi episodi di nuove serie. Se avete qualche serie interessante da segnalarmi, scrivetemela nei commenti, che così magari a settembre do uno sguardo e inizio. Perché secondo me le serie TV, come così anche i film, sono più da autunno-inverno, cioè quando inizia a fare freddo, che non si esce di casa tanto spesso e così via. D'estate io a casa non ci sto quasi mai, quindi è inutile guardare o iniziare una serie TV. Per quanto riguarda le frasi e gli aforismi, vi vado a mostrare qua di lato una frase che mi accompagna ormai da anni ed è questa: se non puoi farci nulla, allora lascia andare. Non essere prigioniero di cose che non puoi cambiare. Questa frase è proprio l'emblema di molte cose che mi sono successe nell'arco della vita e che continuano a succedere, perché appunto è la vita stessa, ma che una volta che vi sentite liberi e quindi non più prigionieri di delle situazioni che ahimè non dipendono da voi, e veramente vivete meglio. Quindi questo è un consiglio che io do anche a voi, a quelle persone che magari pensano che sia una propria colpa non poter ottenere un lavoro, non poter fare qualcosa di importante nella propria vita, quando poi invece si è messo 100 e quel 100 non è bastato, perché magari quella cosa che si vuole fare non dipende da noi stessi, il che è tutto un dire, perché se dipendesse da noi saremmo noi i primi a doverci sbattere per ottenerla. Ma quando dipende da una forza sovrumana, dal destino, da Dio, dal fato, da un ente, da un'istituzione, e noi non ci possiamo fare niente, o quello che abbiamo fatto non è stato sufficiente, o magari non è stato abbastanza, ma noi abbiamo continuato a farlo, a lottare, ma comunque non ci è tornato niente indietro, allora basta, cioè non bisogna accanirsi. Questo è un consiglio che io do a queste persone che per tanti anni io ho vissuto anche una situazione simile e alla fine ho messo proprio la parola fine a questa situazione e mi sono sentita liberata e non più prigioniera. Quindi questa è una frase che io veramente porto con me da anni e la voglio condividere qui con voi nei preferiti di giugno. L'accessorio di cucina preferito del mese di giugno è stato questo, ed è un tagliaverdure. Questo è stato acquistato a Risparmio Casa per 9,99 euro, quello che si vede in televisione, sì. Praticamente qui c'è lo spazio dove poter mettere le differenti lame per tagliare frutta e verdura, poi andate a comprimere e vi esce qui nel sottostante recipiente tutta la frutta o la verdura lavata e appunto tagliata. Lo ritengo molto molto utile, soprattutto se si va di fretta o se si deve cucinare al volo un pasto decente. Io ci taglio prettamente verdure, ma a volte ci ho tagliato anche la frutta per fare le torte, tipo la classica torta di mele. Allora, il libro preferito del mese di giugno in realtà ne sono due, e non è stato uno susseguito dal secondo, di cui io però non vi parlerò molto nel dettaglio, perché a luglio avrò ospite nel canale l'autrice di questi libri e vi sto parlando di Kelly Bloom il primo e Kelly Bloom il secondo, che è questo. Aspettate che leggo il titolo. Inverary Blues. Allora, questi sono i libri che allieteranno il canale nel mese di luglio, quindi non vi anticipo niente, se non leggervi le diciture scritte sulla quarta pagina. Allora, per quanto riguarda Kelly Bloom, c'è scritto: il tragitto attraverso il corridoio mi parve più lungo del solito, quegli istanti divennero interminabili, sapevo perfettamente cosa sarebbe accaduto se Mr. Schutzberg mi avesse punita, e a quel pensiero avvampai. Mentre sul secondo libro: non si poteva restare arrabbiati dinanzi a tanta bellezza, mi rividi distesa su un prato fiorito, avrò avuto forse 10 anni. Ne parleremo meglio a luglio.
L'oggetto comprato nel mese di giugno è questo bellissimo cappello che io indosso anche quando esco, quindi non solo quando vado al mare o sono in montagna o comunque sono in vacanza, ma lo utilizzo quasi sempre, cioè quando devo uscire è un accessorio che comunque fa parte di me. È un modello che mi piace tanto, non lo disdegno, peccato non averlo trovato di altri colori, ma se posso dire è un accessorio che cambia la vita, sì, ebbene sì. Una caratteristica del canale a me preferito è la presenza, ma più che presenza, l'andirivieni di persone sempre diverse che allietano il canale. E questo andirivieni è importante per il mio canale, per la crescita del mio canale, ma anche per la crescita personale. E si incontrano, vado a incontrare tante persone interessanti, persone a volte critiche, a volte spiacevoli, a volte piacevoli, nascono anche delle belle amicizie, quindi per me tutto ciò che porta un fattore di cambiamento, un fattore di diciamo rapporto interpersonale è sempre una cosa buona. Io ho iniziato con il blog e anche tramite il blog ho ottenuto varie amicizie speciali che ho mantenuto nel tempo, e ormai il blog ha compiuto 7 anni quest'anno, e con il canale YouTube che ne compierà 3 a settembre sono nate comunque delle belle amicizie che stanno andando avanti piano piano, perché ovviamente essendo YouTube un mondo parallelo al mondo reale con persone che provengono da tutto il mondo, spesso non si ha la possibilità di incontrarsi fisicamente, però l'importante è che tramite i social, tramite le mail, tramite i telefoni si riesce comunque in un modo o nell'altro a stare in contatto. Quindi insomma la caratteristica del canale del mese di giugno è sicuramente l'andirivieni delle conoscenze di nuove persone. Per quanto riguarda l'ultimo preferito, in questo caso spreferito del mese di giugno, quindi l'oggetto comprato, anche se io non l'ho comprato ma mi è stato regalato, vi parlo di questo shampoo della Natura Verde all'olio di argan. A me personalmente non sta piacendo, l'ho utilizzato per tutto il mese di giugno e sto facendo fatica a terminarlo perché mi ha reso i capelli pesanti e grassi. Io non ho i capelli grassi, ho capelli normalissimi, ma questo shampoo all'olio di argan è uno shampoo veramente pessimo. Mi ha veramente appesantito i capelli, io lo sto anche diluendo per usarne di meno sulla cute, ma sebbene lo massaggi, sebbene lo risciacqui bene, quando vado a fare l'asciugatura comunque i capelli mi rimangono grassi. Quindi non so se lo riuscirò a finire, però sicuramente è uno dei prodotti peggiori che io abbia mai utilizzato per i capelli. Ragazzi, il video dei preferiti del mese di giugno è terminato, io saluto Kika73 per la collaborazione anche di questo mese, saluto tutti voi, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi invito a lasciare un'iscrizione al canale, un like ed attivare la campana, vi ringrazio per essere stati con me, e vi rimando al prossimo video e vi do un grande bacio, ciao!